Presentiamo, andiamo un po' di free, grazie. Prego. Al massimo siamo, grazie, grazie. Io l'ho già visto questo signore. Sì, dunque, dicevo, presentiamo subito le persone, andiamo un po' stretti con i tempi, questa sera un po' rapidamente. Ornella Vanoni, accompagnata dal Fido Fiorello. Che e tu mi hai detto porta chi vuoi, certo. Io l'unico che non ha posto resistenza, certo, è stato lui. Ma voleva mordere subito. Sì, è un po' aggressivo. Oh, qui invece alla mia destra c'è il professor Carlo Consiglio, ordinario di zoologia all'Università di Roma, e il dottor Alberto Chelini, funzionario del Ministero dell'Agricoltura. Parleremo di caccia e anticaccia. Voi sapete che intorno alla caccia è sempre vivo un problema, ci sarà un referendum, i cacciatori sono tanti, gli anticacciatori ugualmente tanti, ecco, ne parleremo. Alla mia sinistra, cioè la sinistra della signora Vanoni, invece due stilisti, ecco, diciamo, io dico, voi non vi dovete offendere, stilista è, per farlo capire di più anche a me, è anche il sarto, non nel senso che taglia, ma nel senso che si occupa di abiti, eh? Uno stilista, un sarto dovrebbe anche tagliare. Dovrebbe anche tagliare. Due stilisti, perché fa più chic, poi parlano bene con stilisti, che sono appunto Carlo Palazzi e Gianni Versace. Io mi domandavo, quanto è importante, o è stato importante per te, un certo fisico per la scelta delle canzoni, per una carriera, per la scelta di fare teatro o non farlo, per una maniera di vivere? Cioè, quanto il fisico può avere addirittura condizionato il carattere? Molto. Ad esempio? Moltissimo. Cioè, quando ero ragazza ero molto timida e non mi aiutava il fatto di avere una fasciatura al collo che ho tenuto per moltissimi anni perché subivo degli interventi, no? Allora cosa facevo? Così mi illudevo perché non guardassero il mio collo, esponevo il mio corpo, cioè si usava la vita stretta, io la stringevo all'estremo, si usavano i shorts, io gli shorts cortissimi pigliavo le multe. Si usavano, cioè, i ribetti, io tanga. Perché tu, no? Pensavi, ecco, tu pensavi che incontrandoti la gente guardasse il collo, no? Mi pare riduttiva come... No, ma perché avrei No, non volevo, non volevo che guardassero il mio collo, invece ovviamente vedevano benissimo anche il collo, questa era una mia idea. E con l'andare del tempo ho capito sì l'importanza che ha il corpo. Una donna si propone col proprio corpo. Il corpo come esaltazione, diciamo, poi dei contenuti, poi ecco, una copertura di quello che non c'è, esatto, dentro. Sì, perché ci può essere un corpo straordinario e poi l'occhio si può staccare, guarda, non c'è nient'altro. Ecco. Però anche nella professionale, quindi. Sì, un fisico abbastanza aggressivo, diciamo, ti porta a essere in un certo senso una protagonista per forza, se ne hai le doti poi. Ecco, ma tu a 16 anni ti sentivi già protagonista? Non sapevo cos'era a 16 anni, io non sapevo esattamente cosa dovevo fare. Io ho fatto la scuola del piccolo perché non mi trovavo, perché cercavo una mia strada. E al piccolo si sono inventate le canzoni della Mala. Allora non esistevano i cantautori, esistevano degli autori, e io ero il tramite tra gli autori e il pubblico, e così è nata la Mala. Cioè tu dici che con il fisico di Orietta Berti, per esempio, le canzoni della Mala venivano peggio? No, era questo non lo posso dire, che venivano peggio. Io come non porto in maniera diversa. Ecco. Difatti io penso di avere un fisico da protagonista perché la prima volta che ho messo piede sul palcoscenico ho cantato per 2 ore. È uno stress abbastanza grosso.